Buongiorno a tutti, da Shaila Bob per Liberi TV e Senza Barcode. Cominciamo con questa serie di interviste che andiamo a riprendere tutte le persone che hanno a che fare con il divorzio breve. Come sapete, Senza Barcode si sta occupando da vicino dell'azione non violenta intrapresa dal segretario della Lega Italiana per il Divorzio Breve, la LID, da Diego Sabatinelli, in sciopero della fame dal 26 di ottobre. Quindi oggi siamo al 24esimo giorno. Iniziamo con queste interviste dove andiamo a raccontarci con le persone che hanno bisogno di un divorzio, che stanno vivendo una situazione drammatica, oserei dire, e andremo anche a raccontarle, e soprattutto con le persone che si stanno avvicinando a una condizione meravigliosa, che è quella di essere genitori, ma essere genitori da separati e far nascere, mettere al mondo dei figli che non sono nati all'interno di un matrimonio. Che cosa significa? Iniziamo oggi a parlarne con Valeria. Ciao Valeria. Ciao. E con quella che io dovrei definire la nonna del nascituro, ma scusatemi, vorrei dire la zia perché è bellissima e giovanissima. Grazie, sono la nonna del futuro bambino che dovrà arrivare, quindi nonché la mamma di Valeria. Ecco, la signora Anna è bellissima, quindi... Valeria, noi ci siamo già conosciute tramite Facebook, hai partecipato a una trasmissione di Radio Radicale con Sabatinelli. Io conosco la tua storia, noi ci conosciamo, andiamo a raccontarla per gradi. Inizio a chiederti quando hai conosciuto il tuo compagno e quando l'hai conosciuto se pensavi che affrontare queste lungaggini di separazione e divorzio. Innanzitutto partiamo da un presupposto: anche tu sei separata, ma la tua separazione è nettamente differente. Ci vuoi raccontare? Beh, praticamente io sono separata da 6 anni. E finalmente adesso, dopo 6 anni, avrò il divorzio, perché con le lungaggini della burocrazia di Roma, col tribunale che è sempre pieno, finalmente otterremo il divorzio a dicembre. E ho conosciuto il mio compagno 2 anni fa, non credevo di metter su famiglia lì per lì appena conosciuto, e se non che l'amore c'era, il rispetto reciproco anche, abbiamo deciso di mettere proprio in cantiere un bambino. Nel frattempo lui si è separato. In questa separazione, ovviamente i tempi sono quelli che ci sono per tutti, il che vuol dire che lui fra 3 anni circa sarà divorziato. E noi adesso invece aspettiamo un bambino, e questo bambino arriverà in una coppia che di fatto non è a livello legale non è riconosciuta. Quindi il bambino che nasce al di fuori del matrimonio si ritrova senza diritti di un bambino nato da una coppia sposata? E a quanto ho capito io sì, già anche prima di nascere, perché praticamente noi genitori, già come diciamo tutori legali, quello che sia, per questo bambino abbiamo dovuto fare una cosa a livello burocratico che io non conoscevo, che è quella di fare il pre-riconoscimento del nascituro. Quindi siamo dovuti andare all'anagrafe di Roma e far risultare che il mio compagno è il padre del bambino, altrimenti appena nato non poteva andare lui da solo all'anagrafe a riconoscerlo, perché poteva essere un pinco pallino qualsiasi che si arroga il diritto di essere padre. Quindi un pre-riconoscimento, il momento di denunciare, di affidare il codice fiscale al bambino, dovrete andare entrambi per dichiarare di essere genitori di questo bambino. Sì, quello in caso non avessimo fatto questo pre-riconoscimento, sì, avremmo dovuto fare dopo la nascita insieme. Adesso invece, andandoci insieme prima, lui adesso ha la possibilità di andare da solo dopo la nascita. Quindi questo pre-riconoscimento sarebbe totalmente inutile se la coppia avesse un foglio di carta che ha scritto sposati. La nonna, la bellissima nonna, che si ritrova ad avere un nipotino che nasce al di fuori di un matrimonio, sicuramente non ha differenza un nipote. Assolutamente no, sarà il mio nipotino. E a cui darò tutto l'amore del mondo, perché è comunque il figlio di mia figlia e di Simone. Perfetto, il piccolino nascerà a breve? Sì, entro 2 settimane. Io ho visto la cameretta del piccolo, posso dire il nome? Sì. Sì, Massimo, quindi insomma è già un guerriero adesso, è già una star. Questa cameretta stupenda, fatta proprio, ha dipinto i muri dell'armadietto, le nuvolette, un faro, insomma molto molto bello. Costa tanto avere un bambino? Avere un bambino e 2 separazioni e divorzi, quanto costa? Allora, intanto partiamo dalle spese che abbiamo già affrontato,
che è quella già della separazione che io ho affrontato appunto 6 anni fa e è costata 1200 euro e perché ci siamo messi d'accordo. E adesso il divorzio costerà per uno 900 euro in più, quindi saranno 1800 euro. E parli della tua separazione e del tuo divorzio. Mia. E il mio compagno ha le stesse spese, quindi anche lui 1200 euro e quando sarà fra 2 anni, 3 anni, quello che sia, avrà le stesse spese per il divorzio. Con tutte poi che vanno ad associarsi alle spese poi comunque di delle analisi per il bambino, ma quello insomma è una cosa da mettere in preventivo, già non era... Certo. Allora, come dicevamo, Sabatinelli in sciopero della fame dal 26 di ottobre. Questa mattina ho recuperato una copia del Salvagente, che è una delle riviste che ha dato molto spazio a queste vignette. Ecco, lo facciamo venire. Perfetto. A questa manifestazione, questa lotta non violenta, in perfetto stile radicale, vorrei dire. Allora, diciamo la proposta che è stata. Allora, la leggiamo così: la proposta per il divorzio breve, e già qui potremmo dire che c'è un errore, perché non parliamo di divorzio breve, per essere corretti dovremmo parlare di separazione breve, cioè quello che era stato richiesto è l'eliminazione totale della separazione, di questo periodo inutile, potremmo dire, della separazione. Invece qui ci dicono che è possibile forse prendere in esame... chiedere la separazione dopo 2 anni quando si è in presenza di figli minori e 1 anno quando i figli non ci sono. Noi ci siamo domandati più volte perché. Perché abbiamo bisogno di aspettare 1, 2 o 3 anni dal momento in cui si decide di sciogliere la coppia al divorzio. Secondo te questo momento, questi anni, a cosa servono? A niente, solo a far crescere la credine fra i due coniugi quasi ex e a far arricchire gli avvocati, perché in pratica nel mio caso, che credo che sia il caso da manuale, sia io che il mio ex marito e anche il mio compagno con sua ex moglie siamo tutti e quattro d'accordo e tutti e quattro ci siamo rifatti una vita, tant'è che anche i nostri ex hanno altri compagni, nessuno di noi ha figli. E la decisione che è stata presa al momento di chiedere la separazione è stata ponderata già anni prima, quindi non è che ci serve un ulteriore tempo. Due persone si separano, arrivano al divorzio quando gli è possibile arrivare e nella speranza di arrivarci con meno bistici, meno litigate possibili. In questo caso Valeria e il suo compagno entrambi avranno un bambino e sarà l'unico figlio. Ci potevano essere dei figli nei precedenti matrimoni che oggi avrebbero potuto essere oggetto di rivendicazioni da parte di entrambi. La nonna, che cosa avrebbe pensato se Valeria appunto avesse avuto un bambino e oggi decideva di farne un altro con il nuovo compagno? È difficile ipotizzare una cosa del genere quando non esiste il problema. Comunque io avrei accettato questo nuovo bambino perché sono tutti miei nipoti e quindi certo c'era più difficoltà nel dover affidare poi questo il primo bambino avuto da un eventuale marito al papà, quindi io comunque ritengo personalmente che tutti i bambini debbano essere accettati anche fuori dal matrimonio, anche di un marito che purtroppo ormai non ha più voglia di esserlo, quindi per me saranno tutti nipoti, anche quelli che verranno in seguito. Beh, quindi parliamo già di seguito e saremo qui a festeggiare il vostro matrimonio, sperando che, ecco, anche qua una bella domanda è: ti sposerai? Vi sposerete ancora? Ma l'intenzione purtroppo per tutelare l'unione di famiglia e per tutelare eventuali discorsi burocratici che possono essere, per dire, un'eventuale pensione di reversibilità, un'eventuale eredità o anche il fatto di stare più o meno vicino alla persona in caso, per carità si dice sempre tutti in salute, però in caso di malattia per assurdo io adesso sarebbe chiamato il mio ex marito al capezzale o a decidere eventualmente della mia salute. Certo.
mentre il mio compagno, che mi avvicino e col quale sto mettendo su famiglia, non ha nessun diritto da questo punto di vista. Quindi purtroppo veniamo costretti a sposarci, anche a livello solamente, non dico di religione, perché quello, ripeto, è un discorso a parte, proprio a livello burocratico. Se non sei sposato non sei riconosciuto, non hai alcun diritto di scegliere neanche qualcosa per il tuo compagno. Non hai il diritto di scegliere se non sei sposato, i figli nascono senza taluni diritti, non si ha neanche il diritto di separarsi e di divorziare, non si ha diritto di sciogliere un'unione. Ci domandiamo quali sono i diritti a questo punto delle persone che decidono di non portare avanti un matrimonio. Ci si sposa per amore? Teoricamente no, perché oggi siamo davanti a delle coppie che si sentono costrette a sposarsi. Quindi ci si sposa per interesse? No, perché l'interesse non è sicuramente economico. Ci si lamenta quindi che non ci sono più matrimoni, che non nascono figli, che l'economia, come dicevamo prima, non si può più basare sulla famiglia. Che cosa sta rimanendo quindi della famiglia, dell'Italia e delle nascite dei figli? Poco, purtroppo pochissimo. Mi rendo conto che adesso che la sto vivendo io, e i nuovi nuclei familiari che si creano, come sta nascendo il mio, si creano veramente basati sull'amore, sul rispetto, dove un contratto non cambia nulla. Però c'è tanta difficoltà e le persone hanno paura di iniziare un percorso del genere. Quindi ormai non rimane solamente la rabbia, la frustrazione per non poter continuare determinate cose, l'impotenza di dire ok, mi sto muovendo nella maniera giusta, sono nel giusto, oltretutto pago tutte le tasse, faccio tutto quello che è possibile nei miei mezzi, però poi non ottengo nulla. Quindi purtroppo l'Italia, se va a rotoli, non è problema del singolo come al solito, ma il problema è che non veniamo ascoltati mai. Perché non avete scelto di andare all'estero a separare, a divorziarvi, visto che comunque ci sono paesi che in 6 mesi liquidano la questione? Per un discorso principalmente, forse anche nazionalistico, cioè abbiamo detto perché dobbiamo andare a rivolgersi ad altri paesi dove comunque c'è anche una certa difficoltà. La fanno molto semplice, ma in realtà non è così. Bisogna avere la cittadinanza per, mi sembra, 6 mesi. Comunque il costo è anche 5-6 mila euro per fare il divorzio all'estero, non è così economico. E poi comporta anche una serie di viaggi per poter fare le udienze poi nel posto che si sceglie, ad esempio in Spagna, in Ungheria. E invece una cosa che stavo sentendo qualche tempo fa, che non è proprio per il divorzio, che a Londra stavano, in Inghilterra stavano discutendo del fatto di poter fare un contratto quadriennale per il matrimonio, rinnovabile di 4 anni in 4 anni, dove praticamente le persone scelgono se continuare o meno il discorso del matrimonio. Un coco pro, potremmo dire, del matrimonio. E beh, ma oggi in realtà non c'è più da stupirsi, sembrano frasi fatte, non ci sono più le mezze stagioni, ma la realtà dei fatti. Su Salvagente leggevamo le mini riforme che forse non vedremo arrivare al traguardo. La legge sul divorzio e la separazione, insomma, ha qualche anno. Qualche anno mi risulta avere anche il tuo divorzio e la tua separazione. Raccontaci la differenza, che ciò che hai vissuto tu a livello economico, burocratico, legislativo, e ciò che sta vivendo Valeria, che tu lo conosci bene, lo stai vivendo, insomma, come dirimpettaia, direi. Diciamo che 20 anni fa era un po' diverso anche dal punto di vista della sensibilità rispetto a questo problema. Io forse sono stata una delle prime che ha affrontato in maniera anche dolorosa, in quanto ho dovuto affrontare non solo me stessa con i miei problemi, le mie frustrazioni, ma anche problemi riferiti al sentimento che mi legava ai miei genitori, ai miei amici, e soprattutto dover giustificare delle cose che erano strettamente private mie e che ho dovuto rendere di dominio pubblico, sempre riferito alla cerchia di amici che avevamo,
perché sembrava una cosa talmente assurda, talmente fuori dal comune, lontano anni luce, che appunto ho dovuto lottare tanto, tanto. Dal punto di vista economico, sì, è costato all'epoca 2 milioni di lire, 20 anni fa, abbastanza. E dal punto di vista dei figli no, perché avevo i ragazzi, anche Valeria che aveva già 15 anni, 16, per cui già diciamo che la difficoltà di crescere due bambini l'avevo già superata quando ancora convivevo con mio marito. Il resto sì, mi sono dovuta inserire con le unghie e con i denti in una società in cui ancora di divorzio non si parlava. Ed è stato molto difficile. Una domanda, i bambini, quindi oltre a Valeria c'è un altro figlio, come hanno vissuto a livello, intendo, di tutela legale? Cosa hanno dovuto subire di diverso, visto che i figli erano figli di divorziati? Dal punto di vista legale nulla. Mi ricordo quella volta che sono andata in tribunale, hanno fatto scegliere ai ragazzi di dove vivere e sinceramente è stato un momento molto brutto, anche perché, come ripeto, non eravamo abituati a questo modo di gestire la vita, non eravamo abituati. E loro hanno scelto di vivere con me, abbiamo fatto una separazione consensuale, quindi è stato forse da questo punto di vista meno traumatico anche per i ragazzi. Erano già grandicelli, già frequentavano le superiori, il liceo, per cui già avevano, diciamo, un'impostazione della vita avviata a quello che potevano essere i problemi dell'amore. Purtroppo ancora piccoli per superare questo trauma, soprattutto di mio figlio che aveva 18 anni. È stata dura. Io ringrazio Anna, che è la nonna bellissima, la nostra prima nonna bellissima su Senza Barcode su Liberi TV. Un saluto ai nostri ascoltatori e un suo pensiero sulla faccenda. Mi auguro che tutti gli innamorati del mondo possano forse un giorno prossimo intraprendere un cammino insieme senza dover incorrere a tutte queste burocrazie inutili, completamente inutili. Tanti auguri a tutti. Valeria? Anche io spero che, per quanto mi riguarda, la cosa si risolva presto, ma io, essendo prossimo al divorzio, ci tengo a ribadire il concetto. Sto dentro questa lotta che stiamo facendo anche per gli altri, per il futuro degli altri, perché prima questa cosa viene accettata da parte anche degli organi competenti e prima riusciamo a vivere tutti più tranquilli. Allora, Sheila Boba vi saluta, vi lascio alcuni riferimenti per la Lega Italiana per il Divorzio Breve, divorziobreve.it o .org, Liberi TV, lo vedete qui, senzabarcode.altervista.org, potete riferirvi a noi, potete cercarci su Facebook, insomma faremo sentire parlare molto di noi, del divorzio e di queste nuove coppie. Grazie.